incontrata che avevo 22 anni, poi non ricordo bene, devo aver ricevuto una chiamata da Ferdinando che mi ha chiesto se potevamo riprendere a lavorare a questo giornalino, il Megafono, che ai tempi devo dire facevo malissimo. Ragazzo d'oratorio, dove mi ricordo al tempo avevo paura della mia ombra. Entro in azienda metalmeccanica come apprendista e nel 78 inizio a fare il delegato. Erano i tempi della FLM, che il sindacato mi ha dato parecchio dal punto di vista anche della conoscenza, della formazione e del vincere alcune paure che avevo. Solo che non è mai stato solo un rapporto di lavoro, alla fine ho sempre frequentato l'ufficio, abbiamo fatto diverse colazioni, pranzi insieme. Per cui ho fatto una ventina d'anni in fabbrica e quasi 21 anni nel sindacato, seguendo appunto zone della provincia di Bergamo, Grumello, Treviglio, Ponte San Pietro, le tre zone dove ho spaziato. Mi hanno sempre trattato un po' come una del gruppo. Cioè, io non mi considero una brava grafica, anzi, però sono convinta di essere una delle più brave grafiche del sindacato. E non lo dico con presunzione, è perché per lavorare col sindacato bisogna avere la testa di un sindacalista. Erano gli anni della FLM, ci abbiamo creduto come meccanici della CISL a questa sigla. Purtroppo abbiamo dovuto, come si dice, faticare non poco quando c'è stata la divisione sindacale nell'84-85 con diciamo così, la scelta confederale, cioè si è tornati ognuno a casa sua. Ecco, abbiamo avuto molta difficoltà perché non avevamo più riferimenti come metalmeccanici della CISL. Ci dicevano siete cattolici, no, siamo un sindacato laico, non confessionale, autonomo dai partiti, che era la scelta, diciamo, che non era scontata a quei tempi. Non devi avere manie di. Non devi voler emergere con le tue cose, devi riuscire a far uscire le loro e interfacciarsi con una persona che magari sta in fabbrica o si fa 8 ore di lavoro, ha bisogno di vedere le cose in un modo piuttosto che in un altro perché ha bisogno così. E quindi mi hanno insegnato, alla fine ho imparato anch'io, secondo me, a comunicare, ho imparato molto da loro. Sì. Io avevo scelto la FIM perché sapevo guardare al di là del momento, diciamo così, del presente. Non so, quando si parlava di previdenza complementare. E qui abbiamo scelto questo tipo di indicazione che poi è diventata patrimonio comune, per fare alcuni esempi. La valutazione della professionalità, cioè inserire alcuni criteri condivisi e contrattati con l'azienda che misurassero quella che era la professionalità effettiva del lavoratore. Un sindacalista è quello che volevo essere io da ragazza, solo con la capacità di interagire con gli altri senza sbraitare, senza urlare, senza aggredire gli altri. Un contratto aziendale non lo facevi prima se non avevi fatto 200-300 ore di sciopero. Non c'era mai una paga piena nel mese. Colloquiare, trovare le soluzioni, le verità sono nel mezzo. Un sindacalista che non riesce ad avere questo equilibrio non è un sindacalista. Ho la fortuna di avere una moglie che ha capito, molto paziente, perché abbiamo avuto due figli. Ecco, se voglio vedere un pezzo, diciamo così, della mia vita dove, se potessi tornare indietro, farei un po' diverso, è il rapporto con i figli. Cioè, del tipo, cioè, ho avuto due figli, me li sono trovati lì quando ho finito di fare il sindacato, avevano 24-25 anni, e quasi a dire da dove siete arrivati.
Ma io resto sempre un grafico pubblicitario. Sì, per me è un impegno, non riesco a fare una cosa che sia solo d'immagine. Ho bisogno sempre di dire qualcosa. Io col sindacato vado d'accordo per questo. Questo ha tolto qualche pezzo, diciamo così, alla Vivi. Per fortuna la moglie ha capito e non ha fatto come tanti che dove i matrimoni sono saltati anche per queste situazioni, perché non è facile obiettivamente, perché c'ero ma spesso e volentieri non c'ero.